qua ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, sono TheGuest91 e nonostante io abbia un cappello di Charizard, non c'è come sottofondo Pokémon. Perché questo? Perché ho intenzione di portare questo videogioco, ovvero Paladins, che è un free to play molto simile ad Overwatch. Molta gente dice che è stato copiato da Overwatch quando Paladins è andato in sviluppo, cioè ha iniziato lo sviluppo prima di Overwatch, però sono pareri contrastanti. E comunque a me piace più di Overwatch per il semplice motivo che è fantasy, mentre Overwatch è molto più futuristico, che è una cosa che odio. Comunque, essendo un free to play, è una cosa molto interessante, perché come avete letto dal titolo, io voglio creare un team, cioè voglio giocare insieme a voi, quindi tutti se lo possono scaricare, mentre Overwatch poteva essere un problema, nel senso non tutti se lo possono permettere, anche se costa solo 33 euro su PC la Key. Quindi, come vi stavo dicendo, ho intenzione di giocare la serie insieme a voi, creare un team e magari, se metto le mani avanti, diventiamo un team forte, possiamo anche puntare al competitive, una cosa difficilissima ragazzi, perché ci saranno sempre giocatori e team più forti di noi, però magari non si sa mai. Come ho detto, metto le mani avanti e naturalmente volevo portarlo sul mio canale insieme a Pokémon, perché non voglio lasciar perdere Pokémon, visto che è la cosa più importante del mio canale ed è la cosa che mi diverte di più attualmente. Poi in futuro non si sa, però per adesso Pokémon non sparirà assolutamente. Come vedete di sottofondo ci sono delle varie killcam, se si possono definire killcam, ovvero sono le azioni migliori della partita che ad ogni fine partita il gioco automaticamente fa vedere a tutti la stessa, quindi in questi casi sono stato io su 10 giocatori ed è una cosa molto figa per me perché tutti hanno potuto vedere la mia azione che è stata la più bella di tutta la partita incredibile di Castellanetti 1, creare panico anche su Paladins. E la cosa interessante è che ci gioco da 6 giorni? 7 giorni, quanto che ci gioco? E già ho parecchi personaggi a livello alto. Essendo free to play, uno può comprarselo, ovvero può comprare il Founder Pack, dove abbiamo a disposizione vari chest, perché ci sono pack opening in questo gioco, e abbiamo a disposizione tutti i personaggi dall'inizio, oppure sbloccarli piano piano giocando. Ed è una cosa molto facile, perché io in 7 giorni ho sbloccato praticamente tutti i personaggi, quindi quei 20 euro di Founder Pack a parer mio non hanno senso. Quindi ragazzi, se volete acquistarlo c'è il link in descrizione, nel senso ho messo il mio link, perché se scaricate da là probabilmente mi danno crediti in gioco, non so, cioè tutti possono fare questa cosa, non è che sono stato pagato da questa azienda, magari se state vedendo questo video datemi i soldi, datemi denaro così posso aprire le chest e posso, non lo so, comprare skin gratis. Comunque, se volete scaricarlo o andate su Steam, scrivete Paladins, oppure andate sul sito di Paladins, oppure dal link in descrizione se volete farlo. È una cosa molto bella per me, perché almeno guadagno soldi in game, come vi stavo dicendo. Detto ciò, spero che questo video vi sia piaciuto. Non so quanto dureranno le killcam o le azioni migliori di gioco. Sono ancora scarsissimo, quindi non venite là, i super, mega, iper giocatori di Paladins, a dirmi: Diego, fai schifo. Sì, faccio schifo, però piano piano, ragazzi, con calma. Detto ciò, ci vediamo con il prossimo video. Un bel like, un bel commento. Passate sui social, soprattutto Instagram. Passate su Professor Hack, link in descrizione. So che non c'entra un cazzo, ma ormai sono abituato a dirlo. Bella. Che schifo. Cioè, com'è che non ti hanno ucciso? Ah, questo qua. Bello?